Allora, tutto è partito ovviamente quando ero piccolo, quindi con il sogno di diventare un costruttore. Quando i miei amici a scuola sognavano di guidare la Ferrari, io sognavo di guidare la mia di macchina. Sogno un po' infantile ovviamente, ma che era già molto, molto ben fissato dentro di me. Dopo tutta la parte, diciamo, di vissuto di questo sogno da adolescente, da bimbo adolescente, quindi andando a vedere gare, soprattutto Formula 1, i rally sono quelli che a me mi hanno veramente, i rally degli anni 80, con il gruppo B, qui vicino a Pisa giravano le prove del rally di Sanremo, il mondiale, quindi io ero un appassionatissimo di queste macchine, questi mostri che vedevo andare su strada e mi affascinavano, mi ammaliavano. Quando sono diventato restauratore, poi son partito da fare, diciamo, a restaurare veramente mostri sacri anche lì della storia dell'automobilismo e sempre a livello agonistico perché erano tutte macchine da corsa. Quando tu restauri, sei bravo se riesci a ricreare quello che chi aveva in testa il progetto, il concetto aveva fatto. Quindi non soltanto nelle forme, ma anche nei processi di lavorazione, anche nelle tecniche di lavorazione. E quindi sei un bravo restauratore quando non metti del tuo. E quindi la scintilla ti viene quando tu vorresti mettere del tuo, ma lì non lo puoi fare, non lo devi fare, altrimenti fai un altro mestiere. E quindi, sai, quando tu impari e tu attingi da tutto quello che è stato fatto nella storia dell'automobile, ti crea un background enorme, ma ti crea anche il tuo di concetto, la tua idea. E quindi hai, almeno a me, ha portato a dire, ok, adesso voglio esprimere io quello che ho dentro, io quello che so, quello che per me ha fatto bene o ha fatto male. Quindi da lì la scintilla che mi ha fatto dire ok, adesso, fino adesso il percorso che ho fatto è un percorso che mi ha formato per poter realizzare il sogno che era partito da bambino e diventare un costruttore automobili. Allora, la storia poi è partita nel 2005, in effetti, con la Antas, la prima automobile che abbiamo costruito. A quel tempo la prima automobile l'abbiamo fatta completamente con le nostre risorse, quindi senza partner. Restaurando, avendo comunque la struttura che bene o male faceva quello tutti i giorni, per noi non è stato così diverso allestire la prima automobile. Prima automobile che non era un'automobile costruita da zero perché la Antas partiva da un telaio Maserati anche modificato, però un telaio comunque di partenza. E quindi tutta quella fase lì, quella parte lì l'abbiamo fatta e di fatto da soli, quindi partner non c'erano. Quando ci siamo presentati la prima volta al Top Markets Monaco 2006, con la Antas, chiaramente nessuno ci conosceva e abbiamo fatto un clamore grosso perché siamo arrivati lì con un'automobile finita, funzionante, insomma con il suo carattere. In più con un filmato per quanto amatoriale, ma che raccontava la costruzione della macchina tutta d'alluminio battuta a mano. Quindi di fatto in quel momento abbiamo iniziato a dimostrare il potenziale dell'azienda e in quel momento i primi partner e i primi contatti con i partner si sono avvicinati. Quindi tu raggiungi partner e tu dai credibilità a un progetto quando lo dimostri. Oggi come oggi vedi ovunque progetti di qualsiasi natura, rendering, business plan, vedi ciò che vuoi. Quindi è difficile anche per un partner, un fornitore, credere in qualcosa piuttosto che in un'altra. In noi hanno creduto perché abbiamo dimostrato che c'eravamo, abbiamo dimostrato che quello non abbiamo fatto discorsi, abbiamo fatto i fatti. Da lì ovviamente i progetti successivi all'Antas, prima la Vulcan, ma poi dopo soprattutto la Evantra, ci aveva già bene o male dato credibilità, dato un background. L'Antas è andata nei film, è andata insomma un po' in tutto il mondo, quindi i partner chiaramente hanno visto in noi un'azienda piccola ma concreta e con la capacità di fare determinate cose. E in più hanno visto anche, sicuramente continuano a vederlo, un bel traino a livello di immagine, perché comunque avere una tua parte in un progetto così ambizioso, così particolare, così esclusivo, è qualcosa che ovviamente è uno scambio, un win-win. Cioè, noi abbiamo il loro supporto e noi diamo il supporto a loro sia in termini di sviluppo del prodotto, perché comunque qui sopra le soluzioni vengono portate veramente all'estremo e poi c'è ovviamente un cambio di immagine che comunque favorisce entrambi. Allora, una delle emozioni più grandi è stata al tempo dell'Antas. Io come tutti i bimbi guardavo cartoni da piccolo, no? Uno dei cartoni che guardavo era Speed Racer, che in Italia era tradotto con Mach 5, era una gara di automobilistica di questa automobile.
quando sono tornato da Top Market al primo anno con la Antas, mi sono trovato una mail della Warner Bros. Che chiedeva la partecipazione della macchina nella trasposizione cinematografica del cartone che io guardavo da piccolo. Quindi chiaramente per me è stata un'emozione pazzesca, perché insomma è stata una roba che non avrei neanche mai pensato da piccolo. Poi vedere la macchina nel film, insomma, è stata altrettanto emozionante, ma quello è stato ovviamente una cosa che proprio non mi aspettavo. Mentre invece in tempi più recenti, quando abbiamo presentato la Evantra il primo anno a Top Markets Monaco col principe Alberto e tutto, sai, quando si fanno dei progetti del genere si corre come dei matti, in realtà non vedi che tutto giorno dopo giorno ti cresce, evolve, ma non ti fermi mai a guardare quello che fai, cioè guardi quello che fai ma non ti ci crogioli mai, non stai lì a dire guarda che bel risultato, perché comunque hai da correre e hai da raggiungere la perfezione in tutto, i tempi non ci sono mai, quindi sono strettissimi. Quindi quando questa corsa è finita, abbiamo portato la macchina a Monaco e l'ho vista lì sul suo bel piano nero specchiato, e per la prima volta l'ho guardata, perché fino a quel momento non l'avevo mai guardata in quella maniera lì. E quando l'ho guardata lì sotto, ovviamente è stata un'emozione allo stomaco forte, perché mi sono reso conto del piccolo grande miracolo che avevamo fatto, perché comunque per una piccola azienda come la nostra portare una World Premiere, un'automobile a quel livello lì, insomma, lì in quel contesto è stato emozionante, molto emozionante. Allora, le difficoltà e le delusioni fanno parte di questo mondo, cioè non ce n'è una grande e una piccola, hanno tutte lo stesso valore, perché quando tu porti un progetto e un concetto a questi livelli, anche la cosa più piccola, l'errore più piccolo lo paghi caro. Ci sono stati contrattempi di tutti i tipi e ce ne saranno sulle automobili, sulle dinamiche dell'azienda, perché comunque è un mondo che ti porta sempre a dover stare veramente al massimo. È come se tu facessi una gara di durata come la 24 ore di Le Mans, sempre spingendo sull'acceleratore al massimo. Qui devi essere performante, devi essere affidabile e devi essere sempre fra i primi. Dov'è che fa la differenza? La differenza la fai tirando fuori gli attributi, perché quando tu hai da affrontare questo tipo di problemi, li devi tirare fuori, e noi ce l'abbiamo. Siamo concreti, siamo in grado di poter stare veramente in cima e tirare al massimo per tutta la durata della gara, come dicevo prima, stando veramente sempre sul pezzo. Allora, io non parlo mai di competitors in questo mondo, perché i clienti che comunque acquistano una delle nostre macchine non hanno bisogno di scegliere. Hanno la cultura, hanno i soldi, hanno la possibilità di non dover scegliere. Quindi qui si tratta semplicemente, per quanto mi riguarda, di fare qualcosa di personale, qualcosa che rispetto alle altre abbia qualcosa di diverso, qualcosa in più. E quindi la sfida non è con gli altri, è con noi stessi, di ogni giorno cercare di migliorarsi, tirar fuori qualcosa di sempre più innovativo e sempre più particolare. Ripeto, il competitor, chiaro, tutti ci guardiamo quando esce un'automobile, siamo tutti incuriositi di vedere com'è, come non è e cosa fanno. Io credo che però la nostra forza sia quella di rimanere noi stessi e di andare avanti con la nostra identità, al di là di quello che fanno gli altri. Proprio per questo, perché di fatto la competizione qua è sempre interna, noi contro di noi. Poi dopo tutto i collezionisti che hanno le nostre macchine hanno più automobili, quindi non devono effettivamente scegliere, scelgono in base a quello che noi si riesce a dare, non più o meno degli altri, a quello che noi si riesce a dare.